Ciao ragazzi, stasera il benvenuto ve lo do di corsa perché ho già avuto una tocca sulla Daiwa, ho appena lanciato e c'è già un pesciotto. Vediamo un po'. Vediamo. Un'occhiatina. Un'oratina. Da rilascio, eh? Bene. Allora questa la rilasciamo e gli diciamo portaci la mamma, per favore. La mamma. Via al mare. Ciao ragazzi, finalmente buonasera. È stato bellissimo, ho lanciato subito tocca, poi era un'oratella, però è stato emozionante, tra virgolette. Siamo nel litorale pisano, stasera ci proviamo sempre con le tre canne, americano, coreano e murillo. Queste sono le esche che utilizzerò e pesco con la Daiwa col Muriddu, l'Italcanna con americano e sulla beach ho trave doppio, coreano e Muriddu. Vediamo un attimo cosa ci regala il mare stasera. Intanto vi lascio col tramonto. Le giornate, ovviamente, essendo iniziato settembre, hanno iniziato un po' ad accorciarsi e a più tardi. Ragazzi, altra tocca sull'Italcanna, vediamo se è un pesciotto. Sì, dovrebbe essere un pesciotto. E invece no, falso allarme. Banco intatto, probabilmente era corrente. Avevamo chiesto all'oratella la mamma, invece ci ha mandato la sorella. La rilascio anche questa. Si dà al mare e anche a lei si chiede di mandarci la mamma. Ragazzi, mega tocca sulla beach. Vediamo subito. Oratella. Sembra. No, mormorina. Ragazzi, spero, ma non credo. Stasera c'è una luna veramente spettacolare. Probabilmente nel video non si vede. È la luce più gialla sopra i due pallini. Veramente enorme, bassa tra le nubi. Veramente romantica. Sì, sì, il pesce c'è. Vediamolo. Speriamo che risponda alle misure della tocca. Ma no, ma no, ma perché? Ma perché un pesce così, un'ombrinetta così, dà una tocca spaventosa? Perché? Dal rilascio. È la quarta stasera che rilasciamo, eh? Ragazzi, ennesima tocca sulla Daiwa. Dovrebbe essere questa volta constatato un pesciolino, eh? Sento le testatine, ma però va molto light, quindi vediamo un attimo. No, non c'è niente. Ce l'hanno pulito, però. Ai ai ai. Si saltano le tocche qui. Ragazzi, spiombata sulla bici. Spiombata. Non so se si vede. Guarda, è bella dritta. Si chiude la frizione
e si guarda che pesciolino è, perché a questo punto sono stra mega sicuro che sia un pesciolino. È minuscolo. Ovviamente siamo ombrina. Siamo al sesto pesce dal rilascio. Lo prenderò un pesce serio? Intanto nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate voi di questi pesciolini, che effettivamente non sono il target che mi sarei preimpostato per stasera. Pesce che anche questa volta rilasciamo alla casa madre e via. Bene ragazzi, chiedo scusa l'inquadratura, sono in macchina, la serata è finita e 6 pesci alla fine, ma tutti dal rilascio. Non ho riportato niente perché è giusto così. Sono preso tutti i pesci ombrine, orate e mormorine, che sono pesci che alla fine possono diventare molto più grandi ed è giusto che il mare si riprenda e che i pesci crescano. Vi rammento assolutamente di iscrivervi al canale e qui sotto vi lascio il link per il contest. Arrivati a 200 iscritti metterò un video, chi commenterà verrà estratta a sorte e vincerà una maglietta, ve la spedirò addirittura a casa vostra, quindi mi raccomando iscrivetevi ai 200 iscritti, guardando il video qui sotto capirete come funziona. A presto, ciao!